Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale YouTube. Come promesso, una volta a settimana risponderemo alle vostre domande, ma come promesso, questa settimana risponderò alla domanda sui certificati medico sportivo, perché in tantissimi mi avete chiesto come svolgere la procedura. Allora, partiamo dalla base. C'è tantissima confusione sulla questione del certificato medico sportivo, anche perché diciamo che la legge in merito non è tanto chiara. Si parla di certificato una sola volta con l'ECG, due volte, pediatrico, di sana e robusta costituzione e via dicendo. Allora, il vecchio certificato di sana e robusta costituzione non è altro che il certificato medico sportivo non agonista. Attualmente viene chiamato così. Quindi stop con gli allarmismi, perché il certificato di sana e robusta costituzione, come appena detto, è il certificato medico sportivo per non agonisti. In tantissimi state chiedendo inoltre, ma il certificato pediatrico per i bambini è idoneo? Assolutamente sì, per la valenza del proprio tesserino. Inoltre ricordo che il certificato è fondamentale per l'attribuzione del tesserino e per l'assicurazione. L'assicurazione si attiva nel momento in cui vige di fianco un certificato medico sportivo. Poi innanzitutto un consiglio fondamentale che do, è sempre importante essere controllati quando si effettua un'attività sportiva. Ma per i fini personali, ok che c'è bisogno per l'assicurazione, ma assolutamente anche per me stesso. Io che svolgo un'attività sportiva, sono tranquillo anche che organicamente il mio corpo è predisposto ad affrontare quell'attività. Quindi non vedetela solo come una spesa, vedetela come un controllo importante che ogni sportivo deve effettuare. Ovviamente questa regola vale sia per la piscina, per le palestre, per le scuole di danza e tutti i centri sportivi. Come sempre, in ogni video vi lascio un mio piccolo consiglio. Se contattate un medico dello sport, potrete trovare un accordo per portarlo all'interno della vostra struttura e fare una piccola convenzione, così che i vostri iscritti e tesserati possono effettuare la visita con un prezzo davvero piccolo. Ovviamente si intende piccolo sempre per una visita specialistica. Ma fammi sapere qui nei commenti di come ho avviato il problema, se fai venire un medico in struttura o mandi i tuoi soci fuori sede. Come sempre, spero che questi video vi siano stati utili. Se volete altri video di questo genere, sostenete il canale con un like e iscrivetevi attivando la campanellina. Se invece vuoi essere aggiornato H24, ti invito a iscriverti sul mio canale Instagram, Danilo Ravanic. In arrivo tantissimi altri video. Ci vediamo presto, ciao a tutti!